Buonasera ragazzi e ragazze di YouTube. Solitamente ci andavamo a sedere in quella piazzetta che si vedeva tutto questo panorama. Ora ci siamo appostati da un'altra parte. Ci dispiace che non si vede il vulcano Etna, che è da questa direzione. Purtroppo c'è un po' di nebbia e non si vede. Guardate che meraviglia. Allora, qui siamo praticamente in un punto di Camarata dove si vede tutta questa bellissima panoramica di Camarata da una parte, guardate. Ale, se non vuoi essere inquadrato, questa è la chiesa di San Vito di Camarata. Vedete? In fondo abbiamo le Madonie. Sotto vediamo Camarata Bassa e poi oltre questo tetto è San Giovanni Gemini. Con mio figlio praticamente siamo venuti qui a Camarata a fare una bella camminata. Mi sembra che oggi siamo il 27 ottobre di giovedì, praticamente c'è un caldo incredibile. Ora c'è un po' di arietta fresca. Infatti parlavamo con mio figlio che San Giovanni Camarata è un punto strategico, diciamo, della provincia di Agrigento. Ed è bellissima. Guardate qui che panorama. Poi in fondo abbiamo da quel punto che segnalo col dito, la stazione di Camarata San Giovanni. È un bel punto di osservazione. Qui ovviamente, aspettate che vi faccio vedere, l'avevamo anche a San Giovanni Gemini, questa panchina dove si sedevano le persone anziane, anche giovani penso, qui a Camarata. E infatti anche a San Giovanni c'era, per questo si chiama la banchina, che è stata trasferita quasi diciamo la parte più bassa che si chiama i Cappuccini di San Giovanni Gemini. Qui praticamente si sedevano gli anziani, i giovani, i bambini che giocavano qui. Ed è rimasta questo ricordo. È davvero una serata incantevole, bellissima. Poi quando mi capiterà l'occasione di poter farvi vedere le stradine vecchie di Camarata, perché è molto molto suggestiva. Ci sono vicoli e case vecchie veramente incredibili. Per esempio c'è questa qui, vedete questa in basso. Ovviamente è disabitata, però come vivevano molto tempo fa gli abitanti di Camarata, poi c'erano anche le terrazze che erano coltivate, ora non
sono incolte. Ecco, come questa qui, vedete, aspettate che vedete queste terrazze. Prima c'erano degli ulivi, degli orticelli, qualche albero di agrumi, limone, arance, ovviamente tutto incolto. E ce n'erano diversi appezzamenti. Per esempio possiamo vedere quella villa in fondo. Cioè è molto carina Cammarata, insomma. Vedete? Vi invito a mettere un bel mi piace al video, vi ringrazio di averlo guardato, iscrivetevi e se volete commentare mi farete veramente piacere. Mi raccomando, cliccate la campanella per ricevere le notifiche dei miei video. A prossimamente.